Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K, episodio unboxing dedicato alla Titans of Cult, che non arriverà mai da noi, né uscirà mai il Blu-ray 4K con l'audio italiano, dedicata a Watchmen. A me un film proprio che non mi piace, proprio a me non mi è mai piaciuto Watchmen, però ho voluto prendere questa Titans of Cult, questa è la versione francese, ma andiamo subito a togliere il celofanino, così evitiamo qualsiasi riflesso, e voilà, butta per terra. Questa è la versione francese, ma comunque ha solo il flyer qua, è in francese, se lo comprate dalla Germania o dall'estero avrà le sue scritte nella sua lingua, ma all'interno sono sempre gli stessi tre dischi che sono già usciti, quindi 4K Ultimate Cut, film in Blu-ray e extra in Blu-ray, senza audio italiano. Non c'è audio italiano qui all'interno, non c'è, non esiste all'estero il 4K con l'italiano, non esiste la Director's Cut o la Ultimate Cut con audio italiano, noi abbiamo solo la Theatrical in Blu-ray con audio italiano. Ma andiamo a spacchettare questa Titans of Cult, vediamo già il primo accessorietto. Allora, guardiamo tutto piano piano, qui c'è la spilletta del Dottor Manhattan, non fatemela tirare fuori così non rovino la plastichina, il simbolo che ha il Dottor Manhattan sulla sua fronte, ma che me la posso attaccare anch'io sulla fronte, la spilletta, almeno così faccio finta di essere il Dottor Manhattan in tutto e per tutto, se avete capito. Poi c'è anche una simpaticissima bustina con all'interno delle dediche d'amore. No, sono i simboli di Rorschach. E che cosa vedete voi in queste macchie di inchiostro? Che cosa vedete? Ah, cos'è qua? The first card in one series, much associated stress in dealing. Ma che figo, che figo. Ci sono anche le descrizioni di che cos'è la macchia al suo interno. Figo, figo. Ma ripeto, a me non piace Watchmen, quindi io ho comprato questa edizione per pura curiosità. La trovate anche da Amazon Italia, appena comparsa fuori perché è appena uscito all'estero, quindi trovate i link nel mio canale Telegram e se non mi dimentico di metterli qui sotto nella descrizione dei video, li trovate anche qua. E poi andiamo a esaminare la Steelbooks. Eccola qui la Steelbookina, molto molto carina, e si apre. Vediamo un po'. Wow, figa, figa, figa. Peccato che il film è sempre lo stesso in 4K, non hanno fatto nessun remix audio all'uscita del 4K, da noi è distribuito dalla Paramount, mentre in America è distribuito dalla Warner. Io sapevo che nel Blu-ray questo della Paramount c'era il Dolby Vision, ma andiamo a togliere qua, ecco qui, questo è il sotto. Who watch the Watchmen? Rimettiamo tutto al suo posto, nessun remix audio, però dovrebbe esserci il Dolby Vision qua dietro, non c'è scritto, non l'ho visto, Dolby True HD, o non vorrei sbagliarmi, che in America c'è il Dolby Vision, invece nella Paramount europeo non c'è il Dolby Vision, però io mi ricordavo la Paramount. Ma rimettiamo tutto al suo interno, perché come ho scritto nella descrizione del video, nel titolo del video, c'è anche un unboxing sorpresa, vediamo, dato che a me non piace Watchmen, ecco, vi faccio dare ancora un'occhiatina alla Titans, questa sono contento di averla presa, sono molto molto contento, vedete qua dietro non c'è scritto Dolby Vision, io mi ero messo in testa che avesse il Dolby Vision questa edizione qua, vabbè, una volta che metterò il disco all'interno scoprirò quale edizione ha il Dolby Vision, se l'americana o questa europea. Ma dato che a me non piace Watchmen, io vi consiglio la lettura di questa piccolissima graphic novel che è dedicata a Watchmen, ovviamente. Ragazzi, io questa l'ho letta dopo aver visto il film e la graphic novel è veramente una meraviglia, è una meraviglia la graphic novel. Veramente stupenda. Se non l'avete mai letta, io non posso far altro che consigliarvela, perché è veramente una bomba. Questa era anche l'edizione con alcuni extra all'interno, alcuni disegni. Era molto carina questa edizione, la comprai tanti tanti anni fa.
Ah, sto provando i microfoni wireless della Rode, ditemi se si sente bene, perché sto facendo una prova, così qui non ho più il filo che penzola, con il microfonino sempre della Rode, il Lavalier, avevo quello, io lo uso ancora tuttora, però ho detto proviamo in questo video a stare con le mani libere. Ma dato che a me non piace Watchmen, ecco qua, questo era il Blu-ray che avevo comprato ai tempi da UK, perché aveva l'italiano dentro e mi sembra, se ricordo bene, che era uscito prima questo Blu-ray qua, però è lo stesso nostro, stessi extra con l'audio italiano. Questo è stato il mio primo approccio in casa, in un video, l'avevo visto al cinema, il film di Watchmen. Questa è la Theatrical Edition. Noi abbiamo l'italiano solo nei dischi Theatrical di Watchmen. Ma poi, dato che a me non piace Watchmen, l'ho già detto ragazzi, questa è l'edizione americana della Director's Cut. Guardate qua il 3D. Dovrebbe vedersi l'effetto di Rorschach con tutti loro, qua il vetro in 3D, fighissimo. Tiriamolo fuori, questa era la versione americana della Director's Cut. E già la Director's Cut non ha l'italiano, Però aveva anche il Maximum Movie Mod, che dall'altra parte non c'era nella Theatrical, c'era solo in questa versione. Poi tutti gli extra che rimanevano erano gli stessi, mi sembra. Vediamo un po' qua, sì, sono gli stessi. Però c'era il Maximum Movie Mod in questa edizione. Poi all'interno il Blu-ray, ed ecco qua, i tre dischi. Special Feature, il DVD con la Theatrical e la Director's Cut, che la Director's Cut non ha le parti animate dei racconti del Veliero Nero, non ha quelle parti animate. Poi era uscito in DVD, ma se mi ricordo anche in Blu-ray, forse all'estero era uscito solo in Blu-ray, era uscito il film animato I racconti del Veliero Nero a parte, e poi Snyder ha fatto la versione completa, e quella è la Ultimate Edition, che ritroviamo nel 4K, e sempre dato che a me non piace Watchmen, questa è la collector americana, guardate qua, con le controparti della graphic novel e gli attori, ah che figo. Questa era la collector's americana che ho comprato tanti anni fa. Andiamo a scoprirla al suo interno, eccola qua, questa è bella, eh? Guarda, qua c'è i racconti del Veliero Nero e il protagonista è doppiato da Leonida, ovvero Gerard Butler, è doppiato da Butler, il cartone animato, vabbè, chiamiamolo cartone animato. Questa è la Collector's Edition, guardate che caruccia che è, guardate che caruccia, con tutti i dischi, la Ultimate Cut, i contenuti speciali, il film in DVD della Theatrical e solo qui all'interno, poi è uscito anche a parte questo, The Complete Motion Comic, ovvero è tutta la graphic novel animata, sapete quando animano i disegni bidimensionalmente, tutto doppiato in 5.1 e dura 315 minuti. Praticamente non vi leggete il fumetto, ve lo guardate, tutto doppiato, tutto. Questa era bella, la vidi una volta sola ai tempi. Fatemi girare che vi faccio vedere anche dalla parte di qua. Questa è una collector a cui sono molto, molto, molto legato. Veramente, veramente bella. Peccato che da noi non c'è con la lingua italiana la Director's o la Ultimate Cut. Poi spulciamo via qua sotto e cosa c'è? Un'altra graphic novel! Questa era l'edizione con la graphic novel, ovviamente in inglese. Tutta da leggere in inglese. Eccola qua. Che era, se ricordo bene, la riproposizione di quella che ho io in italiano. Però no, forse alla fine non aveva le parti bonus con i disegni. E infatti non ce l'ha. Ha altri extra questa qui, ha altri extra. Eh sì, proprio una bella edizione questa qua. Non ve la sfoglio tutta perché se avete già l'italiana è praticamente la stessa cosa. Ma poi a voi interessano i film, non i fumetti da leggere, giusto? Ma richiudiamo tutto qua, tutto sto popò di roba e voilà. E rimettiamo in risalto il protagonista di questo episodio unboxing. Eccola qui, la Titans of Cult. E vedete che la letta già qua parte. Quanto odio la plastica delle Titans of Cult. Quanto la odio. Comunque,
Titans of Cult di Watchmen, eccola qui. Ragazzi, non c'è assolutamente l'italiano all'interno, non arriverà mai da noi con l'italiano, quindi scordatevela, come Scott Pilgrim, se la volete ve la dovete vedere in inglese. Ma prossimamente, beh, più in là, perché il film in versione Ultimate da rivedere è bello lungo, quindi mi serve una bella serata libera per vederlo, ma più avanti farò anche la recensione di questa versione 4K. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K, ditemi come si sente l'audio della mia voce e non mi resta che salutarvi. Sayonara a tutti e bye bye!